start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Death or Threat, un gioco molto particolare che mixa quello che è magari graficamente un Hollow Knight con un roguelike tipo Hades, tipo Dead Cells. Insomma, quando moriamo ripartiamo dall'inizio, tenendo alcune cose, perdendone altre e andando a sbloccare varie abilità. Potremmo scegliere all'inizio della partita quali abilità portare, quali armi portare con noi. Il gioco è molto interessante, uscirà l'11 di maggio, io lo sto giocando un po' prima, voi lo vedrete dopo, quindi al momento non so dirvi il prezzo. Ho già giochicchiato un pochino l'inizio, ma poco. La storia è molto particolare perché il protagonista ha un Ghost Mart, praticamente negozio che vende insomma dolci, e lo spirito di Halloween è sparito, insomma, e quindi rischiamo il fallimento. Perché? Perché Clark Zuckerberg, fondatore di Facebook, bellissimo Facebook, e Boo è praticamente fantasmi, ha iniziato a distribuire lo Storium, che è una droga che prosciuga la forza di volontà e la speranza per Halloween. Tutto fuori di testa qua. Disegnato tutto a mano, tra l'altro, come ambientazioni. E dobbiamo distruggere Facebook e le sue tre divisioni, che sono Darkchat, DevilTube e RipTok. Insomma, queste sono le premesse. Iniziamo con la partita che ho già fatto, insomma, che ho già iniziato, e vediamo un attimino come funziona. È in italiano, interamente in italiano, e praticamente qua possiamo andare a parlare con le persone. Praticamente qua, man mano noi procediamo, praticamente possiamo, andando avanti, portandogli questi oggetti, quindi 2000 caramelle, un pezzo di legno, 2 semi di zucca, una pepita di metallo e un'ala di pipistrello, abbiamo uno slot in più di oggetti trasportabili. Ma non è finita qui, perché qua fuori possiamo andare, scusate che ho qualche problemino, possiamo andare a, spendendo sempre delle risorse, a sbloccare i negozi delle armi. In questo caso ne abbiamo altri. Qui ce n'è un altro che è Necrosoft, abilità, quindi possiamo andare a sbloccare le abilità, mentre invece qui possiamo cominciare. Quindi qui si va a scegliere quello con cui vogliamo partire. Abbiamo un'arma sola, ovviamente, e possiamo scegliere una di queste abilità qui, che questa è l'abilità soprassalto, aumentare visualizzazioni di creatori di contenuti su DevilTube, vabbè. Qua abbiamo viene e va, questa è il boomerang, proprio come la vita, a parte il fatto che non torna mai indietro. Oppure qua abbiamo chiama un esercito di fantasmi esplosivi alleati, è un'abilità che possiamo attivare. Beh, intanto attacchiamo col manico di scopa, in più usiamo magari un'abilità, usiamo il boomerang, proviamo. Dai. E qua si comincia e si va avanti, insomma, siamo arrivati con la nostra carrozza e possiamo parlare con la gente. E qua abbiamo l'abilità, il tabellone tutorial, quindi il doppio salto, l'attacco principale con X, il montante è X più Y, sto giocando col pad, ovviamente si presta bene, lo scatto è il B, l'abilità è RB, che è il boomerang che vi dicevo, che possiamo lanciare solo ogni tot. Infatti vedete in alto a sinistra c'è la vita, che è quella viola, quella sotto che si è svuotata si riempirà di nuovo e potremo usarla. L'attacco secondario è questo, che unito a questo ci fa fare il montante, quindi questo più questo ci fa fare il montante, e il salto più la Y ci fa fare la distrazione. Molto semplice, andiamo avanti. Stiamo entrando ora in Dark Chat, Storium Factory. Questa è un'area ristretta, solo gli NPC possono entrare. Interessante. Andiamo. Il viaggio verso il quartier generale di Facebook sarà lungo e pieno di pericoli. Fra quelle vallate perdute e le fitte foreste si erge una struttura enorme, la fabbrica di Darkchat. È lo stabilimento principale in cui si produce lo Storium, l'ultima moda di Halloween. Siamo qui. Aia! Beh, la vita non è così cattiva. Intanto recuperiamo questi, che ho visto dalla precedente morte non sono scomparsi dopo appunto la fine della partita, quindi rimangono, li possiamo accumulare. Spero di ottenere anche qualche oggettino utile, tipo pezzi di legno, roccia, insomma, per poter sbloccare qualcos'altro. C'è un buco, si deve andare giù per forza, credo. Infatti
La mappa è diversa dalla volta scorsa, è cambiata, quindi bisogna fare attenzione a... Cioè non si memorizza la zona. C'è con questo tasto l'inventario, abbiamo già preso un pezzo di legno. C'è anche la mappa forse, ma vabbè. Era uno dei tasti... Ok. Ok, ho ucciso subito. No, voglio vedere se c'è uno dei tasti... No... No, volevo vedere se c'era la mappa, ma mi pareva ci fosse. Oh, mamma mia. Mi fanno tanto male. Tra l'altro, finché noi non uccidiamo nessuno, non ci si ricarica il mana. Ok. Un po', non dico legnoso, però non è, bisogna farci l'abitudine, in ogni cosa bisogna farci l'abitudine a schivare la vita. Ok, questo è andato, questo è, non so perché c'è il teschio sopra, ma secondo me è un nemico fuori dalla nostra portata al momento. Ok, abbiamo recuperato semi di zucca, fantastico. Si entra qua, cioè l'ambientazione è veramente bellissima perché, come hanno detto anche gli sviluppatori, sono disegnata tutta interamente a mano. La trama è un po' particolare, in tema Halloween, in tema fantasmi, in tema storpiare i social di oggi. Devo spostarmi da questa brutta zona. Ok, non è proprio agevolissimo. Poi non è sicuramente il gioco per tutti, ma uno degli scopi di questo video è appunto evitare che si pensi che sia una banalità, anche perché la prima volta che l'ho visto, lo ammetto di averlo pensato, che no, non fa per me, un giochino così, ma in realtà ha il suo perché. Sono praticamente morto, ho finito tutta la vita. Adesso potrei, volendo, usare il boomerang, perché ho ricaricato quello che chiamo il mana, ma il mana non è. Ok. Proviamo a usarlo, sempre che non muoia. Eccolo lì. Vedete che torna indietro. Ha ucciso uno di questi. Ok, entriamo. Sembra uguale a prima. Era la copia di prima. Tra l'altro io non ho niente di... Ah, qua saliamo. Ok, fantastico. Non c'è. Ok, abbiamo preso pepita di metallo, semi di zucca, fantastico. Siamo arrivati qui. Mi piacerebbe tanto curarmi, ma non, onestamente non so come fare. Sono morto, infatti. Non è facile. Non è assolutissimamente facile. Ora... Vedete che possiamo conservare degli oggetti e noi conserviamo questi. Vedete, era quello che avevamo visto prima. Quindi avevamo la possibilità di avere 5 slot e pagando poi con le risorse che recuperiamo, averne di più. Conserviamo questo, arriviamo qui e vediamo se possiamo sbloccare qualcosa di interessante, tipo il negozio delle armi, che non mi dispiacerebbe. Ma purtroppo le armi ci chiedono 650, un'altra pepita di metallo e un pezzo di legno, quindi niente. Andiamo avanti di nuovo e vediamo cosa succede. Ok, siamo pronti. Adesso io voglio tornare a prendere il bastone per forza. Proviamo quest'altro, l'esplosione fantasma, e torniamo di là. Solite abilità. Ci dà anche il DPS questo. Bene. E non uso mai questa, che è una sorta di, appunto, di sprint, che ci consente anche di schivare i nemici. L'ho usata poco, più che altro. Vediamo. Dobbiamo arrivare a 600 qualcosa e prendere... questo fa male. Vedete che è diverso da prima? Non ho ancora preso benissimo le meccaniche di per colpire,
e nelle varie direzioni. Quello purtroppo non l'ho ancora fatto. Vediamo se possiamo andare qui. Sì, e recuperiamo un po' di roba, magari un po' di oggettini. Un forziere qua. Ecco un sacco con pepita di metallo, semi di zucca. Bene, siamo a 400, molto bene. I nemici sono senz'altro ostici. Facciamo tanto danno con questo. C'è anche... No, Dio, è molto basilare come menu. Quindi non... praticamente così. Cioè anche solo la lingua, l'audio, il video. Molto semplice, niente di che. Ci sono vari mondi in cui potremo giocare. E ci sarà un sistema di teleport per poter comunque ripartire dal mondo che abbiamo sbloccato. Mi sono curato però. Non so perché questo non mi stia attaccando. Però sono disegnati veramente bene. Niente da dire. Ok. Al momento con l'arma che ho faccio molto più male così. Però questo mi fa molto male. Dovrei imparare ad usare anche il montante. Vabbè, andiamo avanti. Ok, li smaltiamo. Ah no, devo usare l'abilità. Ok. Abbiamo fatto tutto tranne lui. Mi dà fastidio l'alberello qua davanti. Facciamoli spostare di qua. Ok, questo è andato. Sì, possiamo saltare e colpirli comunque, ma... No, non verrete molto più di questo, vi dico la verità. Abbiamo ottenuto questo. Ok, quindi ci rimane tutto. Ok, 5 slot valgono per ogni partita. Poi il resto viene depositato, credo, tutto in parte. Quindi è solo quello che possiamo estrarre. Pezzo di legno e le caramelle. Dai, almeno sblocchiamo il negozio delle armi. Almeno poi possiamo fare altre cose interessanti. Dai, andiamo di nuovo. Cerchiamo di recuperare qualche pezzettino ancora, dai. Adesso proviamo a soprassalto. Vediamo che cos'è questa abilità qui. È difficile. Di qua cosa c'è? Ah, ok. Come vi dicevo, i punti di teleport. Ok, se io faccio così e poi salto di nuovo, fantastico, si può fare. Andiamo. dobbiamo farne, quindi ancora un po'. Dobbiamo trovare qualcosa di interessante qui. E di qua non si va. Questi sono tosti, soprattutto quello con col mazzotto. Ok, è andato anche lui. Pezzo di legno. Non mi ricordo più se mancava il pezzo di legno o il metallo, ma... Tanto recuperiamo. Ok, abbiamo raggiunto la quantità di... Le chiamo anime, ma anime non sono. Stiamo andando molto più aggressivi e meno cauti di prima. Io credo che quello lì sia la vita. Infatti ho recuperato forse qualcosina di vita. Ok. Bene. Ok, questi. Devo forse andare sull'alto prima. Bene. Già questa mappa è già più generosa perché comunque ci sono più oggetti, più cose da lootare.
qua i boss. Usiamo l'abilità. Carino. È uno sfasciapad. Ok, pezzo di legno, pezzo di metallo. Ok, dovremmo già essere praticamente a posto. Questo che cos'è? No, non si può usare. Vai, non sta andando malaccio. Ah, si può andare su, andare di là. Ok, no, come prima. Andiamo su. Recuperiamo un po' di oggetti, poi voglio morire, insomma, e ricominciare. Poi finiremo, ci sarà il boss finale, poi si accederà alle nuove zone. Ci sono, come ho detto, vari livelli, vari mondi da esplorare. Anche questo è già finito, però questo non va di là, ma sale solo in su. Quindi andiamo su. Cerchiamo di buttare via tutte le risorse possibili, perché così almeno... Sì, poi questo è uno di quei giochi che si presta pienamente a live, perché... Ma, ok, gli ho fatto il montante. Anche adesso, però combinando le vene secondo me, perché poi vabbè, si parla anche di abilità, quindi bisogna sbloccare proprio tutti i negozi. Una volta colpito, lui comunque resta su un po' stile anime, quindi... Vedete che posso continuare a colpirlo in aria. Diventa un picchiaduro. Beh, ma io me ne frego e vado avanti. Si può andare solo su. Non sono messo benissimo, però nuovamente l'abilità. Via. Andato. Perché è chiuso qua? È chiuso. Ah no, è chiuso per modo di dire. Spettacolo. Bellino, si entra così. Perché c'è il ragno che sta fumando? E qua ci lasciamo le penne. Io corro perché... no, siamo morti. Va bene. Allora, andiamo un attimo. Ci portiamo a casa tutto. E adesso tecnicamente dovremmo poter comprare il negozio. Cioè, almeno sbloccare il negozio di questa città. Via. Perfetto, thanks Forge. E parlando con lui, Iskari, cosa ti serve? Possiamo comprare, abbiamo il manico di scopa, possiamo andare per questi materiali a prenderci il bastone sparazucche, l'anima eterna, sono tutte belle cavoli da prendere, vedete questo fa questo danno qua, lo sparazucche invece non mi dispiace. La furia ectoplasmica, non abbiamo abbastanza cose. Io fossi in live vi chiederei quale dei due, ma io voglio fare sparazucche. Quindi adesso noi tecnicamente, adesso abbiamo sbloccato per sempre quel negozio. Ne abbiamo tanti altri da sbloccare, ma possiamo iniziando scegliere quale arma equipaggiare. Io prendo questo, prendo quello e vediamo velocemente com'è. Non è proprio il massimo, nel senso che è lentissimo, però perlomeno... Che danno fa? 102? No, 20. Dai, non è male. Vediamo subito com'è a contatto con i nemici. Poi vedete che la natura è quella da roguelike, con uno stile grafico simile a un Hollow Knight. Vediamo un po'.
Non lo lancia in giù però. È molto lenta questa arma qui. Cioè fa molto danno se lo prendete da vicino. Insomma, ho buttato un po' via i soldi, credo. Va bene, allora. Significato di questo titolo, Death or Threat, è muoio o tratta. È molto carino. Non so dirvi il prezzo, quindi purtroppo non... devo sbloccare ancora roba. Non è nulla di innovativo, sia chiaro. Ma è qualcosa comunque di interessante. Graficamente un po' tipo Nightmare Before Christmas, insomma, quelle cose lì, insomma. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e alla prossima!